È da 200 anni che esiste l'energia. E da quando è nata l'energia si è spezzato questo rapporto di empatia, per cui usiamo risorse perché ce ne sono sempre, ce n'è sempre, c'è sempre l'energia, puoi sempre attaccare una spina nel muro, puoi sempre far funzionare qualcosa. Ecco, adesso in questi 200 anni di grande sviluppo ci siamo accorti che questo straordinario evento, no, che è l'energia che ha cambiato la vita delle città, siamo cresciuti, abbiamo fatto anche tanti progressi, ha presentato un conto. Ora abbiamo un problema, dobbiamo ritrovare quell'empatia, quella complicità con l'ambiente, quindi le città devono giocare un nuovo ruolo. Non per niente nascono tutti i comitati, nascono i cittadini che vogliono più verde nelle città, vogliamo delle scuole migliori, vogliamo che i nostri ragazzi vivano nelle città con più parchi. Cioè tutto questo è un sintomo, no? È la reazione a qualcosa che è cambiato, e questo va preso sempre con grande attenzione, ma come un fenomeno positivo, no? Non si possono costruire le città senza una partecipazione degli artisti, e non ci può essere città che non ha questo rapporto. Del resto non stiamo raccontando niente di nuovo. Se io penso alle nostre città antiche, quanto di quelle città, oltre all'architettura, c'è una rappresentazione dell'arte, no? Quindi questi due mondi, no, che oggi sono dissociati, purtroppo l'arte viaggia per i fatti suoi, l'architettura viaggia su un altro pianeta. Ecco, forse Gibellina ci può insegnare che dobbiamo ritrovare di nuovo questo rapporto con gli artisti, perché gli artisti, e penso a questa straordinaria azione di Land Art, non guardano l'architettura o la città solo da un punto di vista funzionale. Quello l'hanno fatto gli architetti, e purtroppo anche quello è stato un limite, no? La guardano anche con una visione emotiva, no? Un luogo di confronto, anche un luogo di scontro, no? Allora anche questo fatto che un momento drammatico come quello del terremoto, che sono morte tante persone, c'erano gli edifici con i sassi, c'era tutta una storia, no? Venga trasformato, non in un abbandono, come spesso succede, no? Le città del terremoto sono abbandonate, no? Questo ha fatto un'azione artistica di una potenza che l'ha trasformato in un nuovo luogo, no? che gli ha ridato una nuova identità, e questo lo può fare solo una visione di un artista. Ecco, la partecipazione lì, in quel senso, può diventare un modello. A me piace pensare che Gibellina, come questo esperimento di una posta di costruzione, di cui oggi ne parliamo in Italia, c'è un tema del terremoto che ci segue dal nord al sud, qui abbiamo una storia di 50 anni, no? E della ricostruzione è nata una delle più grandi opere d'arte del mondo. Il tema della partecipazione è un tema molto importante. È un tema importante perché in questo paese, in questo momento, tutti parlano molto, ma non c'è più nessuno che ascolta, no? E questo la gente lo capisce, lo sa. I fenomeni di partecipazione collettiva stanno diventando dei grandi motori per il cambiamento, che aiuteranno anche la politica. Se la politica sarà in grado di ascoltare, no, ci saranno dei cambiamenti molto importanti, no? Ecco, allora quelle politiche di ascolto nascono anche dalle capacità che hanno alcuni popoli di esprimersi, no? Bisogna lasciare parlare la gente, bisogna parlarci, bisogna fare in modo che tutto quello che sono i desideri, no? Che è una cosa che è stato interrotto il rapporto con i desideri. Ecco, se noi riusciamo a interpretare quei desideri, no? Quelle ambizioni, che alle volte sono anche molto semplici, che però una città, un edificio, una scelta politica può cambiare le sorti di una città, no? Ecco, io credo che quelle politiche siano assolutamente necessarie. La cultura di un popolo si rappresenta proprio con lo spazio della città, no? Qui sono passati tutti hanno lasciato qualcosa. E non è così comune nel bacino del Mediterraneo, no? Perché la Sicilia, come un po' tutta l'Italia, no? È una specie di molo, no? Che si proietta nel Mediterraneo, e allora forse è quella ricchezza, quella creatività che è proprio particolare di queste zone, no? E forse anche un segno che questa ibridazione delle culture può essere un enorme, straordinario motore creativo, no? E credo che qui sta succedendo una cosa che non sta succedendo in altre parti del meridione, nel sud, no? Che è questa vivacità, però non è neanche sorprendente, no? È una vivacità che c'è proprio per questa cultura, questo DNA che si è tutto sovrapposto con i Fenici, piuttosto che con il Nord Africa, piuttosto che con gli Spagnoli, piuttosto che con i Normanni. Cioè tutto questo, tutto sommato, ha creato un'elica molto complessa, no? E questo credo sia veramente un valore. Potete immaginare
creare e costruire il luogo più meraviglioso della Terra, ma occorreranno sempre le persone perché il sogno diventi realtà.